Buongiorno Riccardo Lami. Buongiorno. Buongiorno, salve. Allora, Francis Bacon e la condizione esistenziale nell'arte contemporanea. Questa è la mostra, la Strozzina di Firenze. Ci racconti, ecco, come è organizzata, cosa possiamo vedere? La mostra offre un'occasione straordinaria per Firenze, ma per tutta Italia direi, perché porta il lavoro di cinque artisti contemporanei internazionali, da un rumeno come Adrian Ghenia, una giapponese come Shiharu Shiota, fino a ancora svedese come Natalie Jurberg, a portare appunto a Firenze delle opere nuove fatte per la mostra e che entrano in dialogo con un nucleo di opere di Francis Bacon, quindi del grande maestro inglese, che abbiamo l'orgoglio, grazie alla collaborazione con la Dublin City Gallery, appunto di Dublino, di presentare qui a Palazzo Strozzi con ben 8 grandi capolavori pittorici e oltre 30 materiali fotografici dell'archivio, originali dell'archivio dello studio di Francis Bacon. Ecco, gli artisti presenti, appunto i giovani, i contemporanei che lei prima citava e anche altri, dialogano, diceva, con le opere di Francis Bacon, ma hanno proprio realizzato delle opere apposta per questa esposizione o è stato scelto di avvicinargli un loro percorso affine? Diciamo, con ognuno degli artisti è stato fatto delle scelte, diciamo, diverse. Se con Natalie Jurberg ci siamo avvalsi anche della collaborazione con la Fondazione Prada di Milano e portiamo qui a Firenze 3 opere che Natalie aveva realizzato e qui riproponiamo riallestite per la Strozzina, con artisti invece come Arcangelo Sassolino, l'italiano, e la giapponese Shiharu Shiota invece sono state realizzate delle vere e proprie nuove installazioni site specific fatte apposta per gli spazi molto particolari, tra l'altro della Strozzina, in cui il visitatore entra direttamente in contatto. Se ad esempio per esempio nell'opera molto suggestiva della Sciota, il visitatore si troverà all'interno di una delle nostre sale più grandi, letteralmente sommerso, immerso in una specie di enorme ragnatela di fili di lana, costituita da chilometri di fili di lana che si intrecciano all'interno dello spazio e quindi circondando vero e proprio tutto il visitatore che si trova a percorrere questo spazio. Provando quindi con ognuno degli artisti no, non solo a presentare, diciamo, una affinità con Francis Bacon, ma soprattutto a creare un'esperienza per il visitatore di riflessione su quelle che sono le domande esistenziali della nostra vita: chi siamo, qual è il nostro rapporto con la nostra emotività, con il nostro corpo, con la nostra memoria di noi stessi. In fondo Bacon è stato il grande maestro del Novecento, però portarlo in mostra oggi significa anche porsi la domanda: che valore oggi può avere, che contemporaneità ha questo grande maestro, al di là del vedere i suoi grandi capolavori in grandi musei internazionali, ma anche capire qual è il suo reale non, appeal e valenza proprio di significato, di esperienza che un visitatore oggi può fare nel rapportarsi con lui. E chiaramente l'allestimento, la mostra porta a riflettere in tutto ciò, alternando veri e propri momenti in cui si trova in contatto molto ravvicinato con il mondo di Bacon, con le sue opere, dicevo, e poi con tutti questi materiali del suo studio che sono materiali incredibili, fotografie di suoi amici, di pagine di cataloghi che lui utilizzava nel suo studio studio e con cui lui si rapportava da vicino. Quindi il nostro tentativo è quello di proprio far entrare il visitatore a contatto non con le opere, diciamo così, in uno spazio white cube, ma creando un'esperienza profonda di rapporto diretto, con le opere. Benissimo, quindi l'esperienza si fa ovviamente arrivando fino a Firenze e visitando Fino a la Firenze, mostra. arrivando a Palazzo Strozzi Esatto. e venendo a vedere la nostra mostra. Grazie ancora Riccardo Lami di essere stato con noi su Capital. Grazie Buon lavoro, a a lei. presto, di nuovo.